Per quanto mi riguarda, i senatori che fanno riferimento al gruppo di Cambiamo sono fermamente convinti che il governo Conte, due o tre che sia, non è evidentemente un'alternativa credibile per il Paese. Per quanto mi è dato sapere, anche gli altri senatori liguri facenti riferimento al nostro gruppo che ho sentito sono saldamente convinti della stessa cosa. Quindi, ma ce ne sono da altre formazioni, gruppo misto, che vogliono entrare nei gruppi di centrodestra? Immagino che in questi anni la delusione per i confronti del Movimento 5 Stelle e di alcune sue scelte sia stata francamente per qualcuno abbastanza cogente. Adesso vedremo poi come si svilupperà. In ogni caso, posso dire, la compravendita, le transumanze di singoli parlamentari, per quanto assolutamente legittima per la Costituzione, il vincolo di mandato che come sapete non c'è, non mi appassiona granché. Non credo che questo Paese in questo momento abbia bisogno di governi raccogliticci da un lato né di giochetti parlamentari dall'altro, ha bisogno di grande senso di responsabilità, quindi se Conte ha i numeri, una maggioranza coerente e coesa, cosa che non mi pare dopo l'uscita di Italia Viva, buona fortuna, in bocca al lupo, non c'è nulla di personale, mi è molto simpatico il Premier Conte, ma non credo che abbia francamente le condizioni per poter lavorare così. Se non ci sono queste condizioni, si apra formalmente la crisi, la parola passi al capo dello Stato e i partiti tutti a questo punto, sì, responsabilmente, si adoperino per dare le risposte che i cittadini aspettano.